buongiorno e benvenuti al primo degli appuntamenti con Serzego e dintorni. Io mi chiamo Christian e sono il titolare dell'agriturismo Cascina Serzego, situato nel comune di Val di Nizza, nella comunità montana dell'Alto Oltrepò Pavese. Abbiamo deciso di realizzare questi appuntamenti per suggerirvi alcune delle mete più suggestive e importanti dal punto di vista storico che si trovano nei dintorni dell'agriturismo. Per fare questo ci avvaleremo dei ragazzi dello Spino Fiorito, un'associazione di promozione sociale locale. Vediamo cosa hanno preparato per noi oggi. Ci troviamo nella Valle Staffora dell'Oltrepò Pavese, nella frazione Abbadia Sant'Alberto del comune di Ponte Nizza. Qui è possibile visitare una splendida abbazia dell'XI secolo, l'eremo di Sant'Alberto di Butrio. Il complesso dell'eremo comprende la chiesa parrocchiale di Santa Maria, la parte originaria edificata da Sant'Alberto, e tre oratori adiacenti e comunicanti, e la chiesa di Sant'Alberto, in cui il santo venne sepolto. Nel monastero si possono osservare splendidi affreschi del 1484, il cui autore non è noto, forse un monaco. Questo luogo magico è circondato di boschi e in queste colline è tradizione andare per funghi. Che ne dici, Christian? Hai proprio ragione, Valeria. I boschi nei dintorni dell'eremo di Sant'Alberto offrono dei funghi porcini di altissima qualità. Noi, qui a Cascina Serzego, li prepariamo in insalatina, trifolati oppure panati fritti, o, più semplicemente, in accompagnamento ai primi. Un risottino con una fonduta di pizzocorno bio o ranami e delle cappelle di porcino nero gratinate, o, in giornate calde come questa, un semplice tagliolino al fungo porcino.